Allora, la musica che state ascoltando fa parte di uno dei cinque minuetti tratti dall'opera 10 di Beethoven, autore coevo a Napoleone, musica eseguita dalla professoressa Clara Capozza in sostituzione di ciò che avrebbe senz'altro fatto coinvolgendo i ragazzi se la pandemia lo avesse consentito. Analogamente, la presentazione che sto avviando sostituisce una mostra progettata per valorizzare il contenuto degli armadi della biblioteca del nostro liceo dedicati appunto a Napoleone, l'omaggio all'imperatore nel bicentenario della sua morte è doveroso in quanto il nostro liceo è stato uno degli otto licei convitto voluti proprio da Napoleone e quindi è doveroso ricordarlo almeno da parte della nostra scuola. Ecco, parte di ciò che esce dai nostri armadi, si tratta di opere accumulate nell'arco quindi di 200 anni, vi mostrerò adesso il perché, ma partiamo dapprima dalla memoria di Napoleone a Novara, che è stata ricostruita attraverso questo bel libro collettivo pubblicato da Interlinea alcuni anni fa, ma anche attraverso la storia del nostro liceo, pubblicata nel 2008 in occasione del bicentenario della fondazione. Qui a destra invece c'è una raccolta di volumetti, opuscoli, fra cui spicca la relazione di un canonico novarese che partecipò all'incoronazione di Napoleone nel Duomo di Milano e riportò un'impressione assolutamente scandalizzata delle toilette femminili. È una relazione che fu pubblicata poi negli anni 30 dal professor Viglio, che era a quell'epoca anche provveditore agli studi. Ecco, dicevo della vasta gamma di libri dedicati all'imperatore, intanto è partito il secondo minuetto, forse il più noto della serie. Ecco, abbiamo un volume che è antico, tecnicamente antico, perché i libri fino al 1830 si considerano antichi, e questa è una Vie impartiale de Napoléon in due tomi. Il primo è uscito nel 1821, evidentemente già pronto, seguito dal secondo tomo nel 1822. L'autore, che si firma Saint-Edme, è in realtà pseudonimo del segretario del maresciallo Berthier. E a destra abbiamo invece proprio uno degli ultimissimi ingressi in biblioteca. Noi riusciamo ancora a acquistare libri grazie al contributo liberale della Fondazione Achille Giulia Boroli, e questa è una ricostruzione della campagna d'Italia vista con gli occhi sconcertati e spaventati del conte Monaldo Leopardi. Quindi è anche un po' la ricostruzione della infanzia e della giovinezza del grande poeta. Poeta cresciuto nelle Marche, quindi in quello che fu proprio un grosso terreno di battaglia con le truppe napoleoniche, ecco, e una popolazione che non era ben disposta, ecco, ad accoglierle. Qui abbiamo svariate biografie, abbiamo anche Max Gallo e Lefebvre, che sono due autorità nel campo delle biografie napoleoniche del Novecento, ma bellissimo è invece il testo ottocentesco del De Norvin, che è anche proprio bello graficamente perché è accompagnato da bellissime incisioni. Ne ho anche tratta una per ornare le pagine d'apertura, una fantasia sulla tomba di Napoleone all'alba. Ecco, poi c'è la storia militare, ecco, con il famoso lavoro di Chandler sulle campagne di Napoleone, il libro che Alessandro Barbero ha pubblicato 6 anni fa in occasione del bicentenario della battaglia di Waterloo. Abbiamo anche, ecco, il libro di Valzania è uno dei molti che stanno uscendo ancora oggi, dedicati anche ai soldati, alle truppe di Napoleone. Ecco, e qui abbiamo invece delle testimonianze relative proprio
di nuovo la campagna d'Italia, ma non in forma romanzesca, bensì la prima edizione, tra l'altro, dell'opera del Driol, proprio dedicata alla campagna d'Italia. Qui invece abbiamo a destra una cartina della battaglia di Rivoli, ho scelto questa, è una delle tante che accompagnano l'Atlante della rivoluzione che si vendeva insieme alla storia della rivoluzione francese del Thiers. La campagna la battaglia di Rivoli è una delle battaglie condotte dall'esercito rivoluzionario che stava esportando la rivoluzione appunto all'estero. Ecco, a sinistra c'è un prestito, è lo studio del conte Vandal sull'avvento al potere di Bonaparte. Questo invece è un volumetto che racconta la storia dei 100 giorni e si collega quindi all'opera di Ernesto Ferrero che ambienta il suo N proprio durante il soggiorno di Bonaparte all'Isola d'Elba e mentre si documentava per la composizione di questo romanzo, ha messo insieme anche abbastanza materiale di riflessione per pubblicare anche le lezioni napoleoniche. Ecco, questo è un esempio, ecco la monumentale storia della rivoluzione francese, di cui Napoleone naturalmente è un prodotto, e a destra invece una pubblicazione, uno dei tanti volumi che ricostruiscono la storia del Consolato e dell'Impero, pubblicata a Bruxelles esattamente come l'opera del Nord de Norvins pochi anni prima. Questo è il contributo invece che le campagne di Napoleone danno alla grande letteratura. Non c'è soltanto Ippolito Nievo, non c'è soltanto Tolstoi, in particolare la campagna di Russia, sappiamo che è stata una generatrice formidabile di storie. Qui abbiamo due esempi. Ecco, il Mulino del Po, chi l'ha letto sa che inizia con il passaggio della Beresina, quindi uno degli ultimi tragici atti della ritirata dalla Russia. Questo invece è un autore contemporaneo, l'inventore del gotico pagano, che qui per un attimo abbandona i territori della Romagna e racconta la storia di un giovane reduce della campagna napoleonica che cerca di tornare a casa salvando anche il proprio cavallo col quale ha stabilito un legame fortissimo. Abbiamo una raccolta di vari trattati politici, fra i quali ho scelto quello di Fontainebleau, che può considerarsi l'inizio della fine. Ed ecco altri studi, abbiamo per esempio l'opera del Silvagni del 1894, questa è una curiosa opera anonima di ricostruzione della famiglia Bonaparte, scritta da un sanminiatese a metà 800. Questo invece è la testimonianza, ecco, di quello che si fece 100 anni fa in occasione del primo bicentenario della morte di Napoleone, questo è il lavoro del Paschetto. Ecco, qui abbiamo il Napoleone privato con anche un acquisto recentissimo, le biografie delle donne di Bonaparte di Alessandra Necci. E qui abbiamo invece un libro composto qualche anno fa da Francesca Sanvitale che ha invece ricostruito l'infelicissima storia dell'Aiglon, cioè il re di Roma, ecco Aiglon così chiamato nel famoso lavoro di Sarro. E qui abbiamo invece una biografia di Giuseppina chiamata La Générale e anche un'opera in due volumi del 1908 in inglese, sempre sulle donne di Bonaparte. Questa è una copia del famoso memoriale di Sant'Elena, questa invece è una curiosità, è un inventario che è stato fatto del contenuto della biblioteca dell'imperatore all'Isola d'Elba. Altra curiosità, una storia metallica, cioè storia di Napoleone attraverso le varie medaglie che sono state coniate nel corso del suo regno, prima del suo consolato e poi del regno. Questa, ad esempio, è una medaglia che viene da una collezione privata e testimonia quell'arruolamento in massa di francesi e italiani che andarono probabilmente a prendere parte alla battaglia di Lipsia.
Questo è Napoleone scrittore, autore di un romanzo, Clisson et Eugénie, una storia d'amore infelice con una donna un po' traditrice che forse per certi versi ricorda Giuseppina, e non poteva mancare il commento di Napoleone ai commentari di Giulio Cesare. Altro contributo letterario, perché naturalmente il giudizio sul personaggio noi lo lasciamo agli storici e ci limitiamo a presentare ciò che la biblioteca contiene. Ecco, questo è un romanzo di Giuseppe Cesare Abbe, un romanzo storico ambientato nei territori dove lui era nato. Sullo sfondo comincia ad apparire l'astro napoleonico, proprio molto sullo sfondo. E questo è uno dei romanzi meno noti di Conrad Suspens, ambientato a Genova nel 1815, un gran movimento di misteriosi personaggi che tentano tutti di dirigersi verso l'isola d'Elba, anche se è proibitissimo naturalmente recarsi all'Elba perché c'è Napoleone esiliato. C'è anche una poesia poco nota di Carducci contenuta in rime e ritmi nella Bicocca di San Giacomo. Napoleone compare proprio come protagonista. Altra curiosità, il contributo della chimica al disfacimento dell'armata in Russia. È la storia dei bottoni di stagno che a contatto con bassissime temperature cessavano di svolgere la loro funzione, agevolando così il congelamento di tanti poveri infelici. E questa invece è una buffa collezione di pamphlet inglesi cercano addirittura di dimostrare in certi casi che Napoleone non è mai esistito. Questo è un tentativo di ricostruire le ragioni per cui la battaglia di Waterloo andò come andò. Nel frattempo i cinque minuetti sono terminati. Ringrazio davvero la professoressa Capozza, ma ringrazio anche la nostra preziosissima tecnica Sara per il contributo, perché ha fatto davvero un bel lavoro come tecnico del suono. In questa circostanza. Ecco, sta finendo anche la mia presentazione. Comunque, due ritratti dal vero. Questa è la maschera funebre presa proprio sul letto di morte. E parliamo un momento di poesia. L'ultima slide è un po' così, è lasciata a ricordo di quello che mi sarebbe piaciuto fare se la pandemia non ci avesse imposto le sue regole. Mi sarebbe piaciuto far recitare il 5 maggio a dei ragazzi. Ecco, lasciamo invece la foto dell'autografo, ma non c'è solo Manzoni. Ecco qui a sinistra una curiosità, una poesia invece francese pubblicata dall'editore libraio parigino Nilsson. Devant un café, Raffé era un famoso pittore che ha rappresentato moltissime volte Napoleone nelle sue campagne di guerra, e quindi qui c'è una poesia in francese ispirata a uno di questi quadri. Ecco i ringraziamenti doverosi. E ecco, qui c'è appunto l'indicazione dell'opera da cui sono stati tratti i cinque sonetti eseguiti con tanta perizia dalla nostra collega, la professoressa Clara Capozza. Grazie per l'attenzione. Ritengo che sia stato doveroso, almeno in questo modo, ecco, rendere omaggio a quello che nel bene e nel male, lasciamo agli storici naturalmente il giudizio, è stato comunque un grande uomo che poi è legato, ecco, effettivamente alla nascita dell'istituzione che è diventata poi col tempo il nostro liceo. Grazie per l'attenzione di nuovo.